Siamo pure seduti. Iniziamo insieme con il canto. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio star per sempre insieme a te. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c'era l'amore, tante persone vivi intorno a me, sentivo cantare così. Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signore. Dammi la mano, voglio ecco, mettiamo davanti al Signore in questa Eucaristia le nostre intenzioni, i nostri genitori, i nostri amici, le persone care. Mettiamo davanti al Signore il nostro cammino di persone, di ragazzi e di ragazze, e soprattutto il nostro cammino di educatori e di animatori. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Insieme rivolgiamoci al Signore, invocando la sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Donaci, o Dio, di cantare le tue lodi con cuore puro e con animo illuminato. Tu che ci vedi tanto spesso feriti dalla colpa, pietosamente risanaci con la tua grazia. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura della prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Allontanate dunque ogni genere di cattiveria e di frode, ipocrisie, gelosie e ogni maledicenza. Come bambini appena nati, desiderate avidamente il genuino latte spirituale, grazie al quale voi possiate crescere verso la salvezza, se davvero avete gustato che buono è il Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gustate e vedete come buono il Signore. Gustate e vedete come buono il Signore. Ho cercato il Signore, mi ha risposto ed ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a Lui e sarete raggianti, i vostri volti non dovranno arrossire. Gustate e vedete come buono il Signore. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera. Gustate e vedete come buono il Signore. Beato l'uomo che lui si rifugia. Gustate e vedete come buono il Signore. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi lui si rifugia. Gustate e vedete come buono il Signore. Silenzio mi accoglierai, voce poi la libertà.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo il Signore Gesù disse: ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti. E chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. I farisei, che erano attaccati al denaro, ascoltavano tutte queste cose e si facevano beffe di lui. Egli disse loro: voi siete quelli che si ritengono giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che fra gli uomini viene esaltato davanti a Dio è cosa abominevole. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Ci sentiamo. I cieli narrano la gloria di Dio, e il firmamento annuncia l'opera sua. Alleluia. Alla voce e al cuore di alcuni nostri amici le intenzioni di preghiera che affidiamo al Signore. Signore, ti ringraziamo per il dono dell'amicizia che ci unisce come animatori. Aiutaci a creare un gruppo unito basato sul rispetto e sulla fiducia. Donaci un cuore aperto, capace di accogliere, e fa che il nostro impegno di fratelli e sorelle sia rivolto alla comunità, affinché, uniti nel tuo amore, possiamo essere una luce per gli altri. Amen. Padre nostro, ti affidiamo il nostro gruppo di animatori. Fa che mettiamo da parte ogni divisione per lavorare insieme e superare le difficoltà. Fa che le nostre azioni siano d'esempio per i bambini a noi affidati. Aiutaci a riconoscere e conservare i doni preziosi da te affidati. Amen. Lasciamo questo momento di silenzio perché ciascuno di noi, dal cuore a cuore, parli a Dio. Ti supplichiamo, o Padre, di difendere questa tua famiglia e di conservarle la tua misericordia, perché ti sia sempre obbediente e possa gustare la soavità dei tuoi doni, per Cristo nostro Signore. Amen. E anche noi, come Gesù ci insegna a fare, con il cuore aperto, grande, disponibile, scambiamoci il segno della pace. Santo, il Signore Dio dell'Universo.
O Dio, che nel pane e nel vino offri all'uomo l'alimento dell'esistenza terrena e i segni del sacramento che nutre e rinnova lo spirito, non lasciarci mancare il tuo paterno sostegno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con tutti voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Mirabile è l'opera compiuta da Cristo tuo Figlio nel mistero pasquale. Egli ci ha tratto dalla schiavitù del peccato e della morte, alla gloria di proclamarci stirpe eletta, regale sacerdozio, gente santa, popolo di sua conquista, per annunziare al mondo la tua potenza, o Padre, che dalle tenebre ci ha chiamato allo splendore della tua luce. Riconoscenti e gioiosi, ci uniamo concordi alle schiere degli angeli che elevano a te il loro inno di lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Vescovo di questa diocesi di Brescia, Pierantonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione.
Soprattutto ti affidiamo tutti i nostri cari defunti e nella tua misericordia tutti i defunti e ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo castissimo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio, San Carlo, San Vittore, Santo Stefano, i tre santi fanciulli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Anche noi siamo diventati di Cristo con il battesimo e appartenendo a Cristo nell'amore, nella gioia, nella bellezza della vita, possiamo riprendere le sue stesse parole, l'unica grande preghiera che lui ci ha insegnato, e con lui rivolgersi a Dio invocandolo insieme così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore, donaci la tua pace, pace ai nostri cuori, pace nelle nostre famiglie, nella nostra comunità pastorale, nella Chiesa tutta sparsa nel mondo intero, soprattutto la Chiesa che vive tempi di persecuzione per l'amore verso te, Signore. Ti preghiamo di portare la pace in questa umanità tanto sofferente. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con tutti voi. Beati noi perché siamo invitati a questa mensa di salvezza. Eccoci davanti a Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia, poiché ora non posso riceverti sacramentalmente. Vieni spiritualmente nel mio cuore, come è già venuto, io ti abbraccio e venisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Mentre facciamo il canto alla comunione, invito coloro che desiderano e si sono preparati a ricevere Gesù ad alzarsi in piedi. Passo io, gli altri invece rimangono seduti. All'orizzonte una grande luce viaggia nella storia, e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria.
illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. L'umanità è rinnovata, è in Lui salvata, è vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita, che ad ogni uomo e ai suoi fratelli ridonerà. Preghiamo. O Dio vivo e vero, che ci hai chiamato a partecipare al santo mistero memoriale perenne della passione redentrice, fa che giovi veramente alla nostra salvezza questo dono mirabile dell'amore di Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ci benedica e ci accompagni sempre Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ci sediamo, concludiamo con il canto. Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato voi, e siate per sempre Suoi amici. E quello che farete al più piccolo tra voi, credete l'avete fatto a Lui. Ti ringrazio, Signore, non ho più paura, perché con la mia mano, nella mano degli amici miei, cammino tra la gente della mia città, e non mi sento più solo, non sento la stanchezza e guardo tutto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei tu.